Assessore, nonostante il periodo difficile dettato ovviamente dalla situazione coronavirus, riuscite a organizzare per i bambini quest'estate una serie di iniziative campus. Non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta e siamo orgogliosi di questo. Abbiamo parecchie iniziative sul territorio, questa che vediamo alle mie spalle è una di queste. È un laboratorio esperienziale sulle emozioni, mamma bimbo o comunque adulto di riferimento bimbo, in cui si impara a vivere in maniera gioiosa un rapporto diverso con gli altri, che è determinato dal dover mantenere distanze e mantenere alcune prescrizioni di sicurezza sanitaria. Pertanto viene insegnato alle mamme come gestire queste emozioni e come riprendersi dopo il periodo del lockdown, che è stato molto gravoso a livello emotivo sia per i genitori che per i figli. Un'iniziativa questa che avviene in un momento particolare e che richiede un maggiore sforzo da parte degli educatori. Beh, le norme da seguire sono tante e abbiamo fatto la scelta di lavorare mamma bimbo in modo che è possibile mantenere la sicurezza attraverso l'elaborazione del gioco e delle emozioni, però all'interno del nucleo mamma bimbo o mamma papà bimbo, a seconda appunto del momento e della situazione. E questo, abbiamo creato un piccolo accampamento indiano dove ogni nucleo ha il proprio spazio e il proprio rifugio, e creiamo cose che poi i bimbi possono portarsi a casa. Ecco, nel comune di Leri ci sono però presenti anche altri campus, altre iniziative. Sì, assolutamente, il nido estivo, il pesciolino blu presso l'infanzia di San Terenzo, il CONI che collabora con noi al campus di Falconara e la balena blu alle piscine Cicirolla. Un campus principalmente incentrato sullo sport. Un campus assolutamente incentrato sullo sport, e siamo molto contenti e orgogliosi di poter portare avanti questo progetto dal 29 di giugno fino al 21 di agosto. Il comune ha deciso di trasferire il campus Balena Blu presso il nostro impianto a titolo assolutamente gratuito per tutti i bambini residenti a Lerici, ovviamente con delle regole che sono state date da redditi, residenza assolutamente sul territorio, e noi siamo stati ben contenti di accogliere tutti i bambini che il comune ci ha voluto mandare, e dal 22 di giugno sino al 7 di agosto.